Per risvegliare l'anima della democrazia è necessario un evento che costringa il potere a confrontarsi con la verità, che ristabilisca la nostra fiducia nella possibilità del diritto e della conoscenza. George W. Bush è stato audito dalla commissione d'inchiesta sull'11 settembre il 30 aprile 2004. Sono ormai accertate le sue menzogne rispetto alla falsificazione delle prove sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Tony Blair è stato audito dalla commissione d'inchiesta britannica sulla guerra in Iraq il 29 gennaio 2010. È accusato di aver falsificato, a fini politici, le informazioni dei servizi segreti sulla presenza di armi di distruzione di massa e di aver mentito di fronte al Parlamento sulle motivazioni della guerra. Silvio Berlusconi era capo del governo nei mesi che hanno portato alla guerra in Iraq e ha schierato l'Italia a favore dell'intervento militare. Non è stato mai chiamato a testimoniare sul suo ruolo nella guerra. Eppure si è reso protagonista della menzogna più grande degli ultimi decenni, la più grave per numero di morti. Il 19 febbraio 2003 il Parlamento italiano vota a maggioranza assoluta la proposta radicale. La Camera impegna il governo a sostenere presso tutti gli organismi internazionali l'ipotesi di un esilio del dittatore iracheno. Prima della guerra si tengono due consigli europei sull'Iraq. Il governo non fa nessun accenno alla proposta votata dal Parlamento italiano. Il 22 febbraio 2003, secondo il documento reso pubblico dal governo spagnolo sull'incontro tra Bush e Aznar, con Blair e Berlusconi in collegamento telefonico, Bush afferma: «Esiste la possibilità che Saddam vada in esilio. Sembra che abbia fatto sapere che è disposto ad accettare se gli permetteranno di portare con sé $1 miliardo. Gheddafi ha detto a Berlusconi che Saddam se ne vuole andare. Alla domanda di Aznar, esilio con qualche garanzia? Bush risponde: nessuna garanzia, è un ladro, un terrorista. Il 31 gennaio 2004 Bush incontra Blair alla Casa Bianca. Nel memo dell'incontro stilato dal consigliere diplomatico del premier britannico David Manning si legge: «C'è la possibilità che Saddam lasci l'Iraq di sua volontà, ma questo non può verificarsi a causa della tabella di marcia di Bush». Berlusconi sceglie Gheddafi come mediatore per i tentativi di interlocuzione con Saddam Hussein. Il 1 marzo è proprio Gheddafi a far saltare, insultando apertamente il principe saudita, il vertice della Lega Araba di Sharm el-Sheikh. Proprio in quel vertice, il presidente degli Emirati Arabi Uniti doveva annunciare che il dittatore iracheno era pronto ad accettare l'esilio. Bene, siamo qui a dare un caloroso benvenuto al leader libico Gheddafi. Gheddafi dal 2003 è diventato uno dei partner principali del governo italiano. Berlusconi ha avuto una funzione centrale nella guerra e ha tradito il voto del Parlamento. Deve rispondere alla giustizia nazionale e internazionale. C'è solo un modo per ridare alle parole libertà e democrazia il loro significato e la loro anima: ristabilire la verità sulle cause di quella guerra, sui fatti e le responsabilità che hanno portato all'intervento militare, sui tentativi effettuati per impedire che emergesse la realistica, conveniente, praticabile alternativa alla guerra. Sostieni la campagna radicale per rianimare la democrazia attraverso la verità, a partire dall'Iraq.